Non abbiamo smesso un secondo di pensarci, ma concentratevi bene. Quel famoso 30 luglio 2018, dopo ieri, non riuscirete più a metterlo bene a fuoco. Oggi c'è un'altra storia da sovrapporre. Sembra lontana anni luce la prima partita, il tabellino diceva Alba Longa Bellino. Rimbocchiamoci le maniche, avranno pensato Morero e compagni, ce la faremo. Sì, domattina incominciamo ad allenarci. Quanti siamo non lo so ancora. Quando arriva il direttore mi dice tutto. Una convinzione figlia del blasone, ma non dell'umiltà che serve a chi è nella polvere e deve risalire. Il campionato continuava, giornata dopo giornata, settimana dopo settimana. Noi eravamo lì, la Sud era lì. L'entusiasmo calava e cominciava a riecheggiare la parola ripescaggio. L'incubo pareva realtà a novembre, quando i punti di distanza dalle prime della classe, in alternanza Lanusei e Trastevere, cominciavano ad essere prima 4, poi 5, poi addirittura 8. La debacle arriva alla quindicesima giornata contro il Trastevere. L'Avellino piomba a meno 8, sesta in classifica. I sogni di gloria parevano sepolti sotto un cumulo di delusione. Il saluto a Graziani apparve dunque inevitabile. Il futuro si chiamava Giovanni Bucaro, un futuro dal sapore di passato. Forse la chiave è sempre stata quella. L'1-4 si ripresenterà dopo una decina di giorni, a parti inverse però. Allora fu l'Avellino a battere il Budoni e riaffacciarsi alla normalità. L'incubo però, attenzione, non era ancora finito, nemmeno per sogno. Il 27 gennaio si toccò il fondo. I lupi vanno a Cassino, i padroni di casa vincono. Il Lanusei intanto non molla un colpo e la classifica dice addirittura meno 10. Dei lupi, nemmeno l'ombra, solo pecore. In pochi ci speravano, ma noi c'eravamo, la Sud c'era, perché in fondo tutti sapevamo che qualcosa poteva succedere. Il momento giusto è arrivato a febbraio. Vittorie su vittorie, prestazioni di valore, carattere, efficienza, 10 punti di distacco rosicchiati a poco contro un Lanusei che però non mollava un colpo fino a che non si è trovato di fronte proprio il Trastevere. Un altro bivio. I laziali bloccano il Lanusei, l'Avellino schianta la Lupa Roma ed eccole, di nuovo ad un passo. Noi c'eravamo, la Sud c'era. E poi ancora il 37° turno, il Lanusei ospita il Budoni, l'Avellino la Torres. I lupi vincono, ancora, è la nona vittoria di fila. I sardi non vanno oltre il pareggio. Noi eravamo lì, la Sud con noi. Ultima giornata, sfida dal sapore di passato al Francioni. Bucaro trionfa, a pochi chilometri, la Lupa Roma sta per fermare il Lanusei. La C è ad un passo, un nodo di felicità nella gola, strozzato al 94° dalla solita zampata finale dei sardi. Manco a dirlo, noi eravamo lì, la Sud era lì. Il campionato era finito, ma c'era ancora spazio per una sfida finale, il duello. Forse l'epilogo migliore per un campionato così particolare, quasi epico. Sappiamo tutti com'è finita. Il 12 maggio 2019 porta il sottopancia della rinascita. L'anno da dimenticare ci ha regalato un'emozione da ricordare per sempre. Ha rinsaldato le gambe. Mi ha risvegliato la passione. Un giorno, guardandoci indietro, forse benediremo questa maledetta Serie D e la ricorderemo come l'anno in cui hanno vinto i matti sognatori. L'Avellino, Sport Channel, la Sud, il direttore Carlo Musa, il capitano Santiago Morero. Perché sappiatelo, i veri pazzi sono persone serie, rincorrono i sogni ad occhi aperti ed hanno la follia di realizzarli. E quando vincono lasciano il segno, come chi, miracolo dopo miracolo, rende possibile anche l'impossibile. Finisce qui.